Bene, salve a tutti, oggi vi voglio far vedere la mia prova di una bomba a disinnesco con password, fatta con semplicissimo con un programma di Visual Basic. Questa qui è la bomba come si presenta, è tutto impostabile, minuti, scritte, tutto impostabile. Giunti a questa schermata qui, con il conto alla rovescia, basta premere P di password per disinnescarla. Verrà richiesta la password, in questo caso la password viene impostata tramite un file di blocco note. La nostra password è spider, però noi andiamo a sbagliarla e premiamo invio. Dirà 4 tentativi rimasti, 4 tentativi, vale, 3, 2, 1. Quando finiscono i tentativi appare la scritta boom. Mentre, adesso riapriamo il nostro timer. Mentre se si mette la password giusta, in questo caso spider, si preme invio, bomba detonata, bel lavoro ragazzi. Questa è una mia alternativa a molti video che ho visto della bomba a tastierino numerico, tutte queste cose qui. Ho voluto metterla in un vecchio portatile per portarla nel campo a giocare, per giocare. Qua possiamo far vedere anche. Qua è per. Questo qui è il file dove si cambia tutto. Minuti, ore, minuti, secondi, password. Poi, più avanti, si cambiano i messaggi. Bomba detonata, bel lavoro. Boom. Tentativi rimasti. Così. È molto, molto bello a mio parere, è un'ottima alternativa al tastierino, alla bomba tastierino che bisogna avere delle ottime capacità di programmazione, tutte queste cose qui che non ho avuto, quindi ho fatto questa piccola alternativa. Spero che vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi.